dovremmo uscire dalle regole del mangiare diffuso perché il cibo, i cibi che noi portiamo in tavola non fanno bene, ci fanno gonfiare, ci fanno avere fame continuamente e soprattutto bloccano il metabolismo. C'è un libro che ci aiuta in questo processo e si chiama Restart Metabolico, 31 giorni per ritrovare la forma e tornare in salute di Danilo De Mari in diretta con noi. Benvenuto Danilo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È il libro che serve a tutti. Il cibo che portiamo in tavola, non dico che è cibo velenoso, ma insomma, sicuramente non ci aiuta a stare bene, stare in forma. Il primo dubbio è che questo cibo non dovrebbe proprio essere venduto. Allora, no, in realtà non esiste un cibo velenoso. Sono le nostre abitudini sicuramente sbagliate e il problema soprattutto è la quotidianità. Ora, la nostra scelta di portare in tavola un determinato alimento è data da molti fattori. Ad esempio, in primis, la praticità. Tutti quanti noi viviamo una vita sempre più frenetica, andiamo sempre di fretta e quindi andiamo sempre più alla ricerca di alimenti rapidi che scartiamo e mangiamo, quasi senza doverli più cucinare, preparare. Poi siamo tutti alla ricerca della bellezza estetica, quindi se ci pensiamo, tutti questi alimenti che troviamo oggi al supermercato sono ben confezionati, con confezioni in plastica molto ben colorate, ma anche gli alimenti, quando li andiamo a scartare, spesso sono colorati. E questo attira molto la nostra attenzione, per non parlare del gusto dolce, quindi hanno sempre dei sapori molto forti che tendono a creare dipendenza. E allora, pian piano, nelle nostre abitudini, tendiamo a dimenticare la frutta, tendiamo a dimenticare la verdura, tutti quegli alimenti che in realtà sono di qualità. Eh sì, E che ci quindi. aiuterebbero. Ho usato il termine velenoso non per dire che certi alimenti ci fanno morire assolutamente, però non ci danno benessere, non ci danno salute. Se continuiamo Assolutamente ad avere vero. fame dopo aver mangiato, c'è qualcosa che non va. Sì, perché si instaura un vero e proprio blocco del metabolismo. Immaginiamo se noi mangiamo quotidianamente zucchero, solanace fuori stagione, quindi pomodoro, melanzane, patate, peperoni, oppure un glutine da piante geneticamente modificate, lattosio, caseina, tutta una serie di alimenti che tendono a creare uno stato infiammatorio cronico generale, tendono a provocare un aumento delle tossine, quindi un aumento dell'acidità sistemica, che ci porta a un impoverimento cellulare di alcuni micronutrienti importanti per il nostro metabolismo. Come può essere il magnesio, come può essere l'acqua cellulare, e quindi alla fine ci ritroviamo in una situazione di ritenzione idrica, quindi una situazione di gonfiore generalizzato, con una carenza di magnesio che ci porta a stanchezza, dolore, crampi, ma dall'altra parte all'incapacità del nostro corpo di convertire tutto quello zucchero in energia e allora lo inizia a convertirlo in grasso. È proprio questo il problema, Ma del blocco questo, proprio del esatto, metabolismo. questo problema del blocco del metabolismo si cura solo con l'alimentazione o può addirittura degenerare e poi va ripreso in altri modi? Allora, l'essere umano è perfetto e tende alla salute. Quindi io non ho mai visto un animale natura grasso, perché io dico un lupo allo stato selvatico, Sì. non è mai grasso, è sempre lì in perfetta salute e perfetta armonia. Perché? Perché sceglie di mangiare i suoi alimenti, cioè gli alimenti ideali per lui. Ora l'essere umano inizia invece da qualche tempo a questa parte ad abusare di alcuni alimenti chiamati proprio, tra virgolette, alimenti spazzatura. Questi tendono a bloccare il metabolismo, ma inizialmente ce la caviamo con un leggero reflusso gastroesofageo, un leggero meteorismo, per poi Sì. andare con un sovrappeso, l'obesità, e andiamo sempre più verso patologie croniche Ah, che arrivano con una ecco. maggiore incidenza, dall'ipertensione all'ipercolesterolemia, al diabete, a problematiche di allergie, sono sempre più frequenti le allergie anche nei bambini. E per poi non parlare di patologie più importanti come quelle autoimmuni e patologie tumorali. Ora, l'alimentazione non è l'unico responsabile di tutto questo, ovviamente abbiamo sempre un insieme di fattori, da quelli genetici, quindi quelli ereditari, ci sono soggetti maggiormente predisposti ad alcune malattie, mentre altri ad altre. Poi i fattori ambientali, come lo stress, Sì. sia di sostanze artificiali che vengono definite xenobiotiche, che
che troviamo ancora una volta in alcuni alimenti, che possono essere i conservanti, i coloranti, oppure i pesticidi, i fertilizzanti utilizzati nell'agricoltura, oppure ancora una volta i metalli pesanti che l'essere umano ha estratto nell'era dell'industrializzazione dal sottosuolo e ha portato anche nell'aria sotto forma di polveri sottili e tutta una serie di fattori. Quindi non possiamo dire che è solo l'alimentazione, ma E il sicuramente contesto anche l'alimentazione gioca il stressogeno, suo ruolo esatto, che importante. ci porta a stare male e che ci purtroppo provoca sofferenza. Senta, Danilo De Mari, quali sono i cibi per contrastare il problema? E poi comunque mi viene da pensare, scusi, se il problema è che viviamo in una situazione stressogena, non basta mangiare bene, cioè la dieta non sarebbe sufficiente. Giusto, ed è proprio per questo motivo che ho messo a punto un metodo chiamato poi Restart Metabolico, ovvero un vero e proprio percorso di 31 giorni che aiuta a far ripartire il tuo metabolismo, prendendo in considerazione per prima cosa, quindi facendolo in quattro mosse, diciamo. La prima mossa è quella di iniziare a muovere il corpo. Infatti all'interno del libro del Restart Metabolico c'è un percorso di 31 giorni che gradualmente ti porta da una vita sedentaria, quindi io ho immaginato la classica persona che è sul divano a guardare la televisione o a fare lo smart working, quindi lavorare sulla sua scrivania 8, 10, 12 ore al giorno, quindi una vita sedentaria, a muoversi pian piano, dalla passeggiata metabolica a dei veri e propri workout specifici per iniziare a muovere il corpo in armonia. Ovviamente l'obiettivo dell'aspetto dei workout, dell'attività sportiva all'interno del libro non è quello di prepararci ad una gara, ma è quello di iniziare a muovere il corpo in maniera fisiologica, in maniera compatibile con un nuovo stato di salute. Il secondo step è quello della scelta degli alimenti, alimenti che devono essere più naturali possibili, proprio come madre natura li ha Per pensati per noi. esempio, per esempio. Quindi, per esempio, torniamo a mangiare la frutta in associazione alla frutta secca, ma anche qui facciamo attenzione, lontano dai pasti, le dovremmo mangiare negli spuntini, fare delle colazioni abbondanti, alternando colazioni proteiche a colazioni dolci, pranzi, cene, insomma, che dirti, mangiarlo 5 volte al giorno, favorendo frutta secca, verdure di stagione, legumi, cereali in chicchi, quindi integrali come il riso integrale, il farro, la quinoa, l'amaranto. Il TEF, perché no, come proteine, mangiare le uova e mangiare del pesce. Tutto in delle giuste associazioni e con delle giuste proporzioni, questo ci porterà a una dieta antinfiammatoria, il che Ok. significa una dieta che ti riduce l'infiammazione cronica sistemica e mantiene stabile l'insulina e la glicemia nel sangue. Ma ancora questo non bastava, motivo per il quale ho dovuto inserire all'interno del metodo la gestione dello stress. Perché quando siamo molto stressati, addirittura noi ingrassiamo senza mangiare. Che cosa Esatto. significa? Se io sono molto stressato, sono sempre ansioso, sono sempre arrabbiato, sono sempre triste per vari motivi, tutto questo ci porterà ad un aumento cronico del cortisolo, ve ne parlo di uno fra tanti, ma nel libro spiego bene poi tutti i meccanismi. L'aumento del cortisolo in cronico ci porta a una indebolimento dei muscoli, un indebolimento delle ossa, dei tendini e un aumento del grasso e un aumento dell'acqua extracellulare, quindi la ritenzione idrica. E allora nel libro Restart Metabolico, oltre a essere presente la guida per i workout, la guida per l'alimentazione di 31 giorni, è presente una guida su come praticamente intervenire andando a ridurre questo cortisolo, semplicemente gestendo le emozioni attraverso la respirazione. E E quindi ancora una la volta. gestione dello stress, l'attività fisica e l'alimentazione ci aiutano a riattivare il metabolismo, a dimostrazione del fatto Assolutamente sì. che mangiare bene, soltanto mangiare bene, non basta per ripartire e riprendere forma, insomma. Spesso e volentieri no, abbiamo proprio dei meccanismi bloccati come quello della leptinoresistenza, come quello del cortisolo, cioè abbiamo tutta una serie di problemi nel momento in cui decidiamo di cambiare tipo di vita che dobbiamo assolutamente pensare sempre alla nostra salute con un equilibrio tra biochimica, strutture psiche e quindi intervenire su tutti e tre questi aspetti senza farci attezzi. E questa è proprio l'idea del mio libro. È una bella idea perché credo che il problema riguardi tante persone, Danilo De Mari. Abbiamo parlato di stress, consumo di cibi,
velocemente, no? Mangiamo velocemente, cerchiamo cibo velocemente, spesso mangiamo in piedi, quindi ci sono tanti fattori che riguardano la vita di tante persone, quindi riattivare il sistema metabolico riguarda la stragrande maggioranza di quelli che lavorano oppure che vivono in città, che conducono una vita piena di attività, insomma. Danilo De Mari ha pubblicato questo lavoro che si chiama Restart Metabolico, 31 giorni per ritrovare la forma e tornare in salute, e vi dà una mano a riprendere la forma fisica che sognate da sempre. Il libro è edito Longanesi. Grazie per questi preziosi consigli, Danilo De Mari. Adesso non ci resta che seguire i consigli che lei ci ha dato, quindi fare attività fisica, mangiare verdura e gestire lo stress, quindi il cortisolo. Giusto, giusto, Forse, forse assolutamente. l'ultima è la più difficile, gestire il cortisolo. Sull'alimentazione noi eravamo ben consapevoli, dell'importanza dell'attività fisica eravamo ben consapevoli, adesso dobbiamo vedere questo cortisolo, come dobbiamo Guarda, in realtà sono sistemarlo. dei semplici esercizi di respirazione che consiglio di fare in determinati momenti della giornata che portano via un tempo di 1, 2, massimo 3 minuti. Sembrano cose banali, ma molto semplici da mettere in pratica e molto efficaci. Ad esempio, consiglio di respirare in una determinata maniera prima di ogni pasto. Perché? Perché quando noi arriviamo a tavola, se ci pensiamo bene, quando in antichità due popoli facevano la guerra tra di loro, discutevano la pace proprio seduti a un tavolo mentre mangiavano. Quindi immaginate il nostro organismo sempre in ortosimpaticotonia, ovvero sempre in stress, perché la mattina ci svegliamo, dobbiamo lavorare, dobbiamo produrre e siamo sempre sotto stress. Ci sono però dei pit stop per lo stress che sono dettati dalla nostra alimentazione. Quindi se noi mangiamo 5 volte al giorno e quando lo mangiamo lo facciamo in maniera consapevole e respiriamo prima di farlo, riduciamo lo stress in maniera importante e vedremo che quell'alimentazione, invece di diventare un peso per il nostro apparato gastrointestinale, diventa un nutrimento. Quindi ci alzeremo da tavola con più energia. Spesso e volentieri ci alziamo da tavola, che siamo stanchi, più stanchi di quando Sì, con la stiamo a tavola. sensazione di aver mangiato, ma anche tante altre volte mangiamo senza avere fame, Danilo De Mari. Assolutamente sì. Questo è frutto di una fame nervosa, è frutto di quel blocco del metabolismo che ci porta a ingurgitare cibo a calorie vuote, ovvero sono cibi che hanno tante calorie, magari tanto zucchero, ma non hanno magnesio, vitamine, minerali come troviamo nella frutta, nella verdura e via dicendo. E le nostre cellule non riescono a utilizzare tutto quel cibo, però continuano a aver fame e allora inviano impulsi al cervello a dire: senti, fammi mangiare un altro pochino. Ma dall'altra parte lo stomaco e l'intestino sono proprio Eh appesantiti sì. e Che intanto stanno mettendo il grasso. Quindi è un po' un circolo vizioso, è interessante. va controllato e stimolato in questo caso per riattivare il funzionamento corretto del metabolismo. Lei ha 365.000 followers in rete, quindi anche un influencer, una sorta di influencer, Danilo De Mari. Sì, ho iniziato per gioco le mie pagine Facebook, YouTube e Instagram, mi trovate, basta scrivere Dottor De Mari, De Mari, Danilo De Mari, e devo dire, pubblico due video al giorno, sempre attinenti all'alimentazione, allo sport, alla fitoterapia, e pian piano sono cresciuti questi follower senza neanche rendermene conto, Senza insomma. aspettarselo, però questo dimostra che No, abbiamo tutti lo stesso problema, mi sembra. assolutamente sì. E quindi Ma anche io in primis ci sono passato, le ho provate tutte, ve lo il problema è garantisco. diffuso, dobbiamo combattere lo stress e la cattiva alimentazione, riattivare il metabolismo. Danilo De Mari ci aiuta, dopo 31 giorni tutto cambia, sicuro? Assolutamente sì, almeno poniamo le basi per riattivare il metabolismo e vi Ok. assicuro che se seguite il metodo in maniera scrupolosa non tornerete più indietro, perché quando poi si sta bene con noi stessi si acquisisce un nuovo stile di vita. Quindi in realtà non vi dovete aspettare una vera e propria dieta, perché alla fine dei 31 giorni si arriva ad un cambio di stile di vita dove sarà fisiologico, senza rinunce, non ci sarà più È l'idea di vero, rinunciare al cornetto al bar al è mattino, vero, è vero. Poi non assolutamente. si ha più voglia, meno male, va. Il problema, il primo step da superare è cambiare l'abitudine. Poi una volta
e concretizzato il passaggio, non si ha più voglia di ritornare indietro perché si sta bene e la sofferenza è ridotta. Grazie Danilo De Mari, dobbiamo leggere, studiare e sottolineare questo libro Restart per metabolico, lo restart trovate in tutte le metabolico. librerie d'Italia. Sì, per riacquistare salute e riattivare il metabolismo e stare in forma, visto che peraltro tra non molto dovremo anche andare al mare, quindi è pure il periodo giusto per ripartire dalla forma fisica. Grazie, alla prossima. Grazie, Grazie a voi, grazie e buon lavoro. buona giornata.